Ben ritrovati con la rassegna stampa e studio con voi Rosario Moreno. Processo Eni in Nigeria, i PM chiedono condanna a 8 anni per Descalzi e Scaruni e confisca per oltre 2,1 miliardi. Fra i 13 imputati compaiono anche Luigi Bisignani e altri manager come Vincenzo Armanna, ora diventato grande accusatore della società. La vicenda riguarda la presunta maxi tangente versata dal cane a 6 zampe e da Shell per acquisire un giacimento offshore in Nigeria nel 2011. Recovery Fund, potere di veto, non ci sarà modifica decisiva dell'Italia nel testo finale, per Rutte un premio di consolazione per le elezioni. Il freno di emergenza sui piani di ripresa nazionali è più forma che sostanza, lo attesta un parere del servizio giuridico del Consiglio che il Fatto.it ha potuto visionare. Altomonte della Bocconi dice: l'Italia ha fatto inserire una frase che richiama gli articoli sulle competenze dell'esecutivo comunitario riguardo al budget. Saraceno di Science Po dice: l'Olanda voleva resistere ai tentativi di rendere l'Unione più integrata, ma è stata sconfitta. E Rossolillo dell'Università di Pavia dice: il passaggio in Consiglio potrà al massimo ritardare di 3 mesi il via libera all'esborso. Gommoni al largo della Libia, Alan Fon dice: si sta sgonfiando, può affondare in qualsiasi momento, a bordo ci sono 120 migranti. L'ONG ha avvisato della situazione sia le autorità maltesi che quelle italiane, chiedendo un immediato intervento di soccorso. Nessuno avrebbe il giubbotto di salvataggio, individuato anche un corpo senza vita che sembra essere in acqua da diversi giorni. Stragi e accertamenti della procura di Firenze sull'arresto dei fratelli Graviano. Il boss disse in aula: da lì scoprirete i veri mandanti. L'ufficio inquirente, guidato da Giuseppe Creazio, indaga sulle stragi del 1993 a Firenze, Milano e Roma. Nelle ultime settimane gli inquirenti hanno acquisito elementi per chiarire alcuni aspetti dell'arresto dei boss di Brancaccio, avvenuto a Milano al ristorante Gigi il Cacciatore di via Procaccini, appunto la sera del 27 gennaio del 1994. Il capo mafia in aula aveva detto al PM: vada a indagare sul mio arresto e sull'arresto di mio fratello Filippo e scoprirà i veri mandanti delle stragi, scoprirà chi ha ucciso il poliziotto Agostino e la moglie e scoprirà tante cose. Sant'Anna di Stazzema, i due superstiti diventano cavalieri di Germania, l'ambasciata dice: immensa vergogna, il loro racconto, famiglie sterminate in 5 minuti, soldato delle SS emigrazio, sparò in alto e io fuggì, Enrico perse tutta la sua famiglia, i suoi cari vennero uccise davanti a lui, bambino di 10 anni appunto nascosto nella sottoscala della cucina. Ennio, 6 anni all'epoca, fu risparmiata da una giovane SS che sparò in aria invece di ucciderlo. Importante testimonianza di come anche in quella situazione era possibile rifiutare ordini ingiusti e criminali, sottolinea Ennio. Mentre non possiamo ricordare come gli italiani fascisti che resero possibile la strage facendo da guide alle colonne di soldati tedeschi non hanno mai risposto ad alcun tribunale. Notizie da Napoli e dalla Campania. Arrivano i saldi, ma nessuno lo sa. Il primo giorno è un flop, un inizio peggiore era difficile immaginarlo. Pochi clienti in strada e molte vetrine ancora senza l'insegna dei saldi. La verità è che in tanti, tra commercianti e clienti, neanche lo sapevano che oggi, cioè appunto ieri, il 21 luglio, sarebbero cominciati gli sconti. La decisione è arrivata soltanto nel pomeriggio nella conferenza Stato-Regione, spiega Rosario Ferrara, presidente del consorzio Toledo Spacca Napoli. Il risultato è stato che l'informazione non è arrivata alle persone e anche molti esercenti sono rimasti spiazzati. Agguato a Ponticelli nel primo pomeriggio in via Villa Romana, a pochi passi dall'8-0, due pregiudicati che erano in scooter sono stati affiancati e feriti a colpi d'arma da fuoco da altrettanti killer giunti anch'essi in scooter. Notizie dalla Puglia. Consiglio regionale della Puglia rinviata votazione su doppia preferenza di genere. È stata rinviata da parte del Consiglio regionale della Puglia la discussione con votazione della proposta di legge per l'introduzione della doppia preferenza per le elezioni regionali. Un rinvio avvenuto nonostante la richiesta di alcuni consiglieri di affrontare l'argomento
appunto, e a decidere è stata la conferenza dei capigruppo, che ha rinviato anche la votazione per l'istituzione del parco naturale di Costa Ripagnola a Polignano a Mare. Tentarono estorsione a ditta di onoranze funebri e a Bari, 7 condanne, 8 anni per Ivan Caldarola, 7 persone sono state condannate dal GUL del Tribunale, dal CUP del Tribunale di Bari, Antonella Cafagna per il processo su un presunto tentativo di estorsione nei confronti di una ditta di onoranze funebri del quartiere Libertà, tra i destinatari della sentenza anche il 21enne Ivan Caldarola, figlia del boss del quartiere Libertà, condannata a 8 anni di carcere. Notizie da Treviso e dal Veneto. A Treviso i clienti fanno chiudere il bar che viola le norme anti-Covid. Sono stati gli stessi avventori del ristorante Sunset di Treviso a chiamare la polizia locale. Il titolare è stato denunciato anche per non aver ottemperato all'ordine. Crisi del lavoro a Treviso, autunno nero, ci attendiamo fallimenti in serie, hanno detto CISL e CGL, dicono 10.000 posti di lavoro in bilico entro fine anno. Oggi 90 aziende su 100 sono ancora in cassa integrazione. 5G e guerra totale a Treviso, Vodafone contesta il no della giunta a due maxi antenne, Manera dice siti non congrui, ma intanto è ressa per gli impianti, la compagnia va al TAR contro i canoni e c'è una partita da 1 milione. Scuole superiori, 2 nuovi sedi nella Marca, pronte a settembre, previsto il recupero della sede Giorgi Fermi in zona Ghirada, a Castelfranco sarà recuperato il padiglione dell'ospedale San Giacomo, 39.612 studenti inizieranno l'anno in presenza. Brutta caduta mentre è in bicicletta, 35enne in coma. L'incidente sabato scorso durante una biciclettata lungo la Dobbiaco Lienz. Giorgia Piovesan sarebbe scivolata dalla bici sbattendo violentemente la testa a terra. È stata trasportata d'urgenza in elicottero prima a San Candido e poi a Bolzano, dove si trova attualmente ricoverata. Notizie dal Friuli Venezia Giulia. Maxi scontro ad Oberdò del Lago. L'incidente, vista la complessa dinamica e i vari mezzi coinvolti, ha richiesto la chiusura temporanea della strada. L'incidente ad Oberdò del Lago, nella frazione di Palchisce, nel tardo pomeriggio lungo la statale 55 dell'Isonzo. Per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri della compagnia di Monfalcone, intervenuti per rilievi e viabilità, si sono scontrate due vetture, un ciclista e un motociclista. Coronavirus, un positivo a Basiliano, a darne notizia in un post su Facebook è il sindaco. La persona è in isolamento già da alcuni giorni, ha detto. Dopo settimane di casi zero nei comuni della provincia di Udine, un post apparso su Facebook da parte del sindaco di Basiliano, Marco Del Negro, riaccende l'attenzione e la preoccupazione rispetto alla pandemia da Covid-19. Il sindaco, nella completa trasparenza, comunica ai suoi concittadini la presenza di una persona risultata positiva al coronavirus. Ragazzo di 23 anni scomparso nel nulla, insomma, le ricerche a Trieste sono scattate nel pomeriggio, l'unità di comando alla rotonda del Boschetto e lotta contro il tempo per trovare un ragazzo di 23 anni di Trieste che non dà notizie di sé da ieri mattina. A dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa, sono stati i parenti che hanno chiamato il 112 e si è messa subito in moto la macchina dei soccorsi. Schianto all'incrocio di Zugliano, 2 feriti, incidente nel primo pomeriggio lungo la regionale 353 in comune di Pozzuolo, inevitabili le ripercussioni sul traffico, incidente nel primo pomeriggio nel comune di Pozzuolo del Friuli in località Zugliano lungo la regionale 353. All'altezza dell'incrocio semaforico. Per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale del comune di Campo Formido Pozzuolo del Friuli, intervenuta immediatamente per rilievi e viabilità, si sono scontrati 2 mezzi. Feriti entrambi i conducenti, soccorsi dal personale inviato della centrale Sores di Palmanova, sono stati condotti in ospedale per le cure del caso, non sono in gravi condizioni. Escursionista scivola lungo il cammino celeste, diverse contusioni per una 50enne a Prosenicco di Taipana, recuperata grazie a manovre di corda. Una 50enne di Treviso è ruzzolata per 10 metri in un tratto
scosceso mentre percorreva il cammino celeste in località Prossenicco di Taipana. La donna si trovava su un tratto di strada bianca, ma inciampando si è sbilanciata e il peso dello zaino l'ha fatta cadere oltre il bordo della strada, facendolo imboccare un pendio ripido, l'unico sgombro da piante e alberi che seguono appunto tutto il bordo strada di quel tratto. Cari amici, con questo è tutto, termina qui questa edizione della Rassegna Stampa. In studio con voi Rosario Moreno, buon proseguimento con la programmazione.